Hai appena comprato un telefono nuovo, ora che sia un Android o un iPhone non importa. E forse la prima cosa che stai facendo è andare su internet per capire se bisogna caricarlo fino al 100%, lo puoi far scaricare tutto, come devi caricarlo la prima volta. Beh, questo video nasce proprio per rispondere a questi dubbi e a queste domande che, soprattutto nelle ultime settimane, mi avete posto sui social. Rovinare la batteria del proprio smartphone è oramai uno degli incubi più comuni di chi compra un cellulare. Se ricordate, fino a qualche anno fa, quando compravate un cellulare, vi veniva sempre consigliato di tenerlo sotto carica da spento per almeno una giornata intera. Questa era un'operazione veramente necessaria per far sì che la batteria si calibrasse, durasse a lungo e non avesse problemi fin dall'inizio. Ma udite udite, per gli smartphone di oggi e anche i tablet tutto questo è superfluo. Quando comprate uno smartphone lo troverete sempre intorno al 50, 40, 30% di batteria residua, né al 100% né allo 0%, sempre così. Questo perché, e non voglio dilungarmi visto che l'ho già spiegato in altri video, per una questione fisica gli smartphone non vanno mai tenuti né allo 0% né al 100% quando dovete conservarli. La prima regola che però dovete tenere bene a mente quando comprate un nuovo smartphone è che non dovreste mai usarlo per farlo scendere sotto al 20%, quindi potete iniziare già da subito a usare il vostro smartphone, ma non fatelo scendere sotto al 20% di carica residua. Peggio ancora, non fatelo scendere sotto al 10%. E vi dico un'altra cosa, non è necessario spegnere lo smartphone per caricarlo, potete anche caricarlo da acceso, però non usatelo durante la carica. Appena arriva al 100% potete staccarlo, anzi dovete staccarlo. Sono sicuro che la maggior parte di voi adesso si vorrà chiedere se possono caricare lo smartphone durante la notte e se questa cosa danneggia la batteria. In realtà la risposta è no, non danneggia la batteria, potete benissimo caricare uno smartphone durante la notte. Io ho dedicato un video proprio a chi ha un iPhone, ma il discorso è generale, quindi andate a vedere questo video dove parlo proprio di come caricare lo smartphone durante la notte e perché non porta problemi o quando può portare problemi. Fondamentalmente però la regola vuole che, oltre a non scendere mai sotto al 20% di ricarica della batteria, non dovete mai tenere lo smartphone per troppo tempo al 100%, altrimenti rischiate un surriscaldamento inutile. Vi dicevo che non dovreste portarlo mai sotto al 20-10% e se avete poca carica residua, quindi veramente vi trovate in difficoltà e siete sotto al 10%, magari insomma intorno al 3, al 4, beh a quel punto è consigliabile addirittura spegnere lo smartphone per non farlo arrivare proprio allo 0%. Ne approfitto di questo video per rispondere anche ad altre domande che mi avete posto, ovvero come caricare lo smartphone. Naturalmente dovete sempre fare affidamento a un caricabatteria che sia certificato, un cavo certificato, ma non dovete preoccuparvi di caricare lo smartphone al PC. Infatti molti mi chiedono, ma è possibile caricare il telefono vicino al proprio computer, o meglio collegandolo al computer? La risposta è sì, potete farlo, ma se noterete dei rallentamenti è semplicemente perché l'amperaggio, quindi la carica che viene erogata dal PC con il cavo, non è la stessa che vi offre un caricabatteria che è nato proprio per quello, ha il voltaggio giusto, ha l'amperaggio giusto e dunque la carica della batteria è molto più rapida. Ma questo non significa che se state caricando il vostro smartphone vicino a un PC lo state danneggiando, anzi non è affatto vero. La cosa che dovete sempre evitare di fare però sempre è di usare il vostro telefono mentre sta caricando, quindi se è sotto carica cercate di evitare di utilizzarlo in modo prolungato. Naturalmente se dovete rispondere a un messaggio al volo urgente non succede nulla, ma non mettetevi a giocare, non mettetevi a guardare un film, non state per tanto tempo con lo smartphone sotto carica mentre lo state usando, perché sì, in quel caso rischiate di danneggiare la batteria. Un'altra domanda che mi ponete sempre è: posso caricare più volte lo smartphone o mi conviene portarlo con una sola carica al 100%? Diciamo fin da subito che non c'è nessun problema a caricare più volte lo smartphone durante la giornata, quindi se lo portate dal 50 al 70, poi riscende al 40, lo portate al 60, non c'è nessun tipo di problema, anzi più piccole cariche durante il giorno non fanno altro che aiutare la salute della batteria. Portarlo al 100%, mi raccomando, non da 0 a 100, ma io intendo sempre almeno da un 25-30% al 100%, è un'operazione che si può fare senza problemi. State però ben attenti al fatto che appena arrivate al 100% dovete subito staccare lo smartphone, appunto per evitare surriscaldamenti inutili. Dunque ricapitoliamo, quando comprate il vostro smartphone potete anche da subito usarlo
anche da subito metterlo in carica. Non ci sono particolari attenzioni o problemi, l'unica cosa da ricordare è di non scendere mai sotto al 20% e che potete caricarlo anche da acceso senza nessun problema. Io chiudo qui questo video, per qualcuno forse un po' banale ma doveroso viste le tante richieste che mi sono arrivate. Spero di aver chiarito un po' di idee e se siete utenti iPhone, ripeto, qui sul canale ho dedicato addirittura dei video ancora più precisi ad iPhone, ma fondamentalmente i concetti che ho detto in questo video valgono per Android e valgono per iPhone. Dunque, se ancora avete qualche dubbio o domanda, basta lasciare un commentino e io vi risponderò. Ma noi come sempre ci vediamo molto presto e al prossimo video. Ciao!